Ciao a tutti ragazzi, benvenuti di nuovo sul mio canale. Quest'oggi vi propongo un video riguardo della demo di FIFA 13, demo che ho giocato qualche giorno fa, che tuttora sto giocando, diciamo, molto abbastanza assiduamente. Demo che è uscita tipo 3 giorni fa, mi sembra l'11 settembre, per PC e per Xbox, mentre il giorno dopo, quindi il 12 settembre, credo, è uscita anche su PlayStation 3, sul PS Store. Demo assolutamente aspettata da tantissime persone, da tutti i fan di FIFA, e sono tanti, e da tutti i fan, da tutti comunque gli appassionati del calcio, e demo che, diciamo, si è presentata abbastanza vecchiotta, se possiamo dirla così, sì. Si è presentata in un modo abbastanza vecchio, ecco. Innanzitutto non è una demo molto recente, non è una demo sicuramente molto affidabile, almeno queste sono le mie impressioni. Chiaramente il gioco non si discosterà molto da questa demo, sarà più o meno così, ma sicuramente non è il gioco finale. Questo anche perché ci sono dei giocatori che giocano in squadre che tuttora giocano in altre, tipo Van Persie, tipo Cassano, che rispettivamente nella demo sono in Arsenal e in Milan, mentre adesso nella realtà dei fatti giocano rispettivamente l'uno nel Manchester United e l'altro nell'Inter. Quindi demo che secondo me non rispecchia pienamente quello che sarà FIFA 13, però ci dà sicuramente una impressione abbastanza lineare, abbastanza approfondita riguardo di quello che sarà il vero e proprio FIFA 13, che uscirà, vi ricordo, il prossimo 28 settembre nei negozi. Questa demo mi ha dato un'impressione abbastanza uguale, ecco, una demo, un gioco che è stato migliorato, sicuramente, indubbiamente è stato migliorato sotto diversi punti di vista, sotto diversi aspetti, ma che mantiene delle basi molto ma molto solide di quello che è stato il capitolo precedente. Quindi un FIFA 13 sicuramente migliorato, ma che ci fa notare alquanto bene che è stato semplicemente migliorato dal FIFA 12, non è stato creato da zero, e non è neanche stato, diciamo, lavorato granché bene. Un gioco che, a mio avviso, continua ad uscire sul mercato anno dopo anno, proprio grazie al successo immenso che ha ottenuto. Gli sviluppatori della IA, a mio avviso, sono riusciti a sviluppare un gioco di calcio veramente bello. FIFA da qualche anno in qua ha raggiunto oramai dei livelli simulativi realistici veramente elevati, e quindi vivono, secondo me, gli sviluppatori di FIFA vivono un po' adagiati sugli allori, aspettando che la concorrenza arrivi più o meno ai loro livelli per poi potersi rimettere al lavoro seriamente e sfornare dei capitoli, diciamo, migliorati, realmente migliorati. Ecco, perché questo capitolo qui è migliorato, ragazzi, da FIFA 12, ma non è realmente migliorato, è semplicemente migliorato, cosa che mi sembra ovvia, perché se un capitolo che esce un anno dopo non è migliorato rispetto al capitolo che è uscito l'anno prima, prima di tutto non avrebbe senso acquistarlo, non avrebbe senso spenderci sopra dei soldi, e oltretutto non avrebbe neanche senso metterlo addirittura sul mercato, inoltrarlo nel mercato. Però cosa mi fa dire questo? Cioè, cosa mi ha fatto capire che questo FIFA non è realmente migliorato, ma che è però migliorato, quindi che non è rimasto uguale, identico al FIFA 12? Allora, sicuramente, ragazzi, è migliorata la grafica, però l'aspetto grafico, seppur io creda l'aspetto grafico sia uno dei perni fondamentali di un gioco di calcio, perché la grafica in un gioco di calcio deve assolutamente servire a portarci, cioè a farci vivere l'emozione di una partita calcistica il più reale possibile. Quindi, seppur la partita calcistica è virtuale, la grafica ha lo scopo di trasportarci, di farci vivere il più possibilmente la realtà. Quindi la grafica è stata migliorata assolutamente, i volti, i giocatori, gli stadi, tutto quanto è migliorato, i colori sono assolutamente più saturi rispetto ai colori del FIFA 12. È un FIFA sicuramente, sotto l'aspetto grafico, assai migliorato. Un miglioramento sicuramente notevole che hanno fatto gli sviluppatori IA è sicuramente quello dei fattori scenici. Hanno inoltrato nel gioco, hanno inserito nel gioco tantissimi fattori scenici. Cosa intendo io per fattori scenici? Intendo quelle piccolezze, quelle peculiarità, quelle cosine in più che
ci possano far credere di avvicinarci, diciamo, a quella che è la simulazione calcistica reale, perfetta. Ecco, vi faccio degli esempi. Innanzitutto, io ho notato un fortissimo miglioramento nel tifo. Il tifo è realmente migliorato. I tifosi sono stati creati meglio rispetto a quelli che erano in FIFA 12. Le tribune, il tifo, i contorni dello stadio, diciamo, il personale che sta sul bordo dello stadio. Ecco, tutte cose che sono molto superflue, ecco, sono molto, ma molto superflue, ma che però contribuiscono comunque a farci vivere qualcosa di più realistico. Un altro fattore scenico, ci sono altri due fattori scenici che mi hanno abbastanza, diciamo, mi hanno abbastanza lasciato di stucco, che sono innanzitutto le sostituzioni. Le sostituzioni sono state assai migliorate. Ecco, anche qui sono semplicemente fattori scenici, ragazzi, fattori grafici. Non sono fattori che rivoluzionano il gameplay, rivoluzionano il format, che rivoluzionano proprio le basi del gioco, no. Sono semplicemente fattori scenici. Le sostituzioni, per esempio, avverranno a volte in modo parecchio scenico, cioè verrà inquadrato l'arbitro, il terzo arbitro, che con il tabellone mostra i numeri dei giocatori, dei rispettivi giocatori che devono uscire ed entrare nel campo. Oppure gli infortuni, ecco, altro esempio, quello degli infortuni. Mi è capitato, per esempio, di vedere la squadra avversaria gettare la palla fuori dal campo proprio perché un mio giocatore si era infortunato. Successivamente l'arbitro diciamo, ha lasciato la palla a terra e il giocatore della mia squadra, senza che io facessi niente, ha restituito la palla alla squadra avversaria. Ecco, questa qui è sicuramente un'aggiunta che prima non c'era, nel FIFA 12 non c'era. Però, come ho detto prima, ripeto, sono tutte cose assolutamente superflue, tutte cose che rendono l'esperienza di gioco, rendono la partita più realistica, che però sono alquanto superflue. Per quanto riguarda il gameplay, ragazzi, ecco, qui è una nota dolente, perché il gameplay, a mio avviso, non è stato migliorato, o meglio, è stato migliorato, ma veramente poco. È un pochino più realistico, più che altro dovuto al fatto che l'intelligenza artificiale è migliorata. Ecco, il gameplay migliora grazie al miglioramento dell'intelligenza artificiale, perché il gameplay in se stesso non migliora assolutamente, il gameplay in se stesso rimane quello di FIFA 12. Io non ho trovato differenze sostanziali. La realtà sicuramente è migliorata, ma la realtà è migliorata grazie all'intelligenza artificiale. Ecco, l'intelligenza artificiale sta migliorata sia nelle fasi difensive sia nelle fasi offensive, e il miglioramento dell'intelligenza artificiale ha sicuramente migliorato, ha sicuramente contribuito a migliorare sia l'esperienza di gioco complessiva, sia quello che poi è la difficoltà del gioco, perché ora come ora io non sono, ragazzi, lo ammetto, un giocatore professionale, un giocatore pro di FIFA, assolutamente. Me la cavicchio in difficoltà esperto, campione, così, già leggenda, perdo tipo 9-0, ecco. Però devo dire che in questo FIFA 13, anche a difficoltà esperto, ho notato che la difficoltà è più elevata rispetto al 12. Questo sicuramente grazie all'intelligenza artificiale dei giocatori, che è stata indubbiamente migliorata. Questo, ragazzi, è tutto. Queste più o meno sono le mie impressioni. Quindi, tirando i conti, facendo i conti un po' della situazione, FIFA è un gioco che sicuramente va acquistato per tutti i fan di FIFA, per tutti i fan del calcio. È un gioco che sicuramente è stato migliorato rispetto al 12, però non è stato così tanto migliorato da poter dire wow, hanno fatto veramente un gran bel lavoro. Io quello che penso è che veramente gli sviluppatori della IA stiano un po' vivendo sulle spalle di quello che è stato un brand uscito e riuscito alla perfezione. Con questo, ragazzi, vi ringrazio per aver visto il video, continuate a seguirmi, vi ringrazio perché mi state veramente scrivendo in tanti. Da Dexter è tutto, ciao! Fill the billing, but they did, and some fantastic finishes.